Posso partire chiedendo scusa a tutti perché mi sento l'unico responsabile di questa situazione. Mi sento responsabile perché vedo una squadra che durante la settimana va a mille e poi vedo che ormai è storia quasi di tutte le partite che immancabilmente pronti via succede sempre qualcosa che non va e partiamo con una partita tutta in salita rispetto a come si era preparata. Questo mi dispiace perché si sta ripetendo da diverso tempo e si sta ripetendo sempre nella maniera quasi identica. Chiedo io scusa a tutti perché mi sento responsabile numero uno di questa situazione quando ci sono questo tipo di prestazioni, non mi piace assolutamente nascondermi, ma sta nascendo qualcosa di subdolo che va tranciato prima di subito. Se per voi può essere sufficiente, per me c'è tutto in quello che ho detto adesso, perché non c'è da fare un'analisi tecnica, è impossibile. Il termine è abbastanza pesante. Sì, è abbastanza pesante perché ritengo che sia abbastanza pesante. E poi, insomma, quando questo tipo di termine lo chiarirò all'interno dello spogliatoio, quando sarà il momento, non era certamente il dopo gara il momento giusto, lo faremo da martedì. Perché io ho sempre detto una cosa, che questa non so che squadra è e dove può arrivare in termini di classifica, ma sicuramente possiamo vincere il premio per una squadra che è vogliosa, combattiva, determinata, coraggiosa, e questa a tratti si vede e a tratti no, ma siccome sono caratteristiche che noi abbiamo, mi piace vederle fino alla fine, e quando vedo che invece si innescono delle situazioni strane come oggi si sono verificate, io sono responsabile perché chi va in campo è sotto la mia responsabilità, chi va fuori vale lo stesso discorso, per cui è un qualcosa che chiariremo durante alla ripresa degli allenamenti. A noi piace capire, ci stai studiando. E capirete martedì, strane. Capirete martedì, non è certamente il momento adesso, capirete martedì. Come? Provvedimenti? Qualcosina faremo sicuramente, perché a me piace parlare di calcio da lunedì alla domenica, e quando si innescano determinati discorsi che non fanno parte del lavoro per il quale siamo stati chiamati e pagati, vado fuori le staffe. Ho voluto dare ulteriormente fiducia, ma la fiducia è finita, perché vado avanti con ragazzini che hanno voglia di correre, di emergere, con i nostri limiti, cercheremo di curare i limiti e di fare crescere i giovani. Ma da qualcuno mi attendo che ci sia una risposta diversa, e quando vedo che non c'è mi fermo e poi martedì discutiamo per tutti il resto. Ce l'hai un po' con quel grandicello? Sì, fai capire. Non è che non ce ne sono tanti, per cui da parte loro mi aspetto un atteggiamento mentale diverso. E ho sempre detto loro che se al ragazzino dopo 7 giornate posso ancora aspettarlo perché fa parte di un processo di crescita, al grande che ha qualche campionato sulle spalle e deve essere mentalizzato per trasferire il pensiero dell'allenatore e della società, e non avviene perché ci sono altri discorsi prioritari, è meglio che ci guardiamo in faccia e ci cariamo prima di subito. Ok? Al volo, visto che è la quinta sconfitta consecutiva, Coppa compresa, di solito, vabbè, domande siamo sotto al cielo, a me non scotta, al momento non scotta nulla, siamo sotto al cielo, può succedere qualsiasi cosa, ma non faccio né con Grimaldi né con Pavarese, li devo ancora vedere, ho solamente trasferito telegraficamente un pensiero che oggi mi è d'obbligo, al di là di quelle che saranno le scelte, è ovvio che nel calcio come nello sport bisogna portare dei numeri, non è che parliamo di filosofia spicciola, quando non arrivano il primo ad essere responsabile, ripeto, sono io, è il sottoscritto, che non si è mai nascosto e non si nasconderà mai, per cui sappiate che quando ci sono le cose andranno male mi vedrete sempre qui, quando e se avremo la fortuna di vincere qualche partita vedrete qualche altro alla faccia. Mister, posso chiedere solo una cosa sul Catanzaro, da Catanzarese? Sì. Come ha visto il Catanzaro, secondo lei dove può arrivare? Ho visto una squadra oggi che era il Catanzaro, se poi Da tifoso, che oggi sinceramente vedo questo sentimento anche annebbiato perché sono incavolato per altri motivi, mi auguro che possa arrivare fino in fondo perché insomma
conosco la realtà, conosco il tifoso, conosco lo spirito che non è diverso da quello della Nocerina, merita soddisfazioni e mi auguro che possa arrivare fino in fondo e magari vincere questo campionato. Noi gli abbiamo dato una grossa mano, probabilmente sono sicuro che Oscar al di là dei 4 gol possa vedere che la squadra sicuramente è in crescita, come l'ho notato io dall'inizio del campionato, avendo visto tante videocassette, ma sicuramente non si culleranno su questo risultato perché è dato dalla forza di Catanzaro, ma da una non prestazione nostra sicuramente. Grazie. Mister, tu hai fatto capire insomma che finora sei anche forse sceso un po' troppo a compromessi per... No, compromessi assolutamente no. Compromessi cioè, non ce ne sono. Allora compromessi da spogliatoio sì. Poi se pensate altri tipi di compromessi non c'è nessun compromesso. Quando da parte di nessuno ha detto mi piace per pensare solo alle cose di campo quando c'è qualcosa. È perché ci sono delle cose che vanno chiarite e sicuramente non è questo il devo giustificare un'espressione e una fisiologia che non è di una persona che è contento di come stanno andando le cose. E quando c'è da sviscerare ogni tipo di argomento mi piace farlo all'interno dello spogliatoio, se poi ci saranno dei provvedimenti sicuramente, perché siete al campo quasi tutti più o meno a vedere gli allenamenti, qualcosa se vedete che non va come è stato fino ad oggi vi deve essere giustificato o no? Mister, solo una sulla partita, una sola domanda. Sì. Il modo di subire i gol. Tutti in maniera molto elementare, cioè nel senso il primo gol un lancio in verticale, un solo giocatore brucia l'avversario, il secondo gol una palla filtrante tra i due centrali brucia l'avversario. Insomma, brucia anche a me. Brucia anche a te. Sì, tanto.